A tutti, iniziamo a rispondere alla parte finale della domanda. Colgo l'occasione per ringraziare lo staff sanitario, capitanato al dottore Mazzarella, nonché l'instancabile Beppe Aleo, Giorgio Serra, Marco Moccia, perché in settimana sono stati veramente encomiabili, lavorando H24, per cercare di recuperare quanto più persone possibile, e così è stato. Abbiamo recuperato tutti, anche se non in condizioni al 100%, però possono fare parte del piano gara. In più recuperiamo anche Musso, che farà parte dei 20 anche lui, e quindi grazie al lavoro certosino che hanno fatto loro, abbiamo una squadra disponibile con tutti gli effettivi. Sicuramente questo è un buon traguardo per la gara, perché arriviamo con più soluzioni per la partita, e questa è una cosa importante, visto che ultimamente siamo stati veramente in situazioni numeriche quasi disastrose. Sulla partita, che c'è da dire? È una finale. Questa è una squadra che ultimamente penso che è una partita sicuramente la più importante dell'anno, però la squadra ultimamente è abituata a giocare finali, no? Perché arriviamo a questa finale, potremmo chiamarla finalissima, perché noi abbiamo fatto già la finale a Vibo, era una finale con il Licata, era una finale con il Catania, era una finale con il Lamezia, e adesso siamo arrivati qua. Parlo di finale perché la squadra nelle ultime partite ha giocato con le ultime 4-5, con le squadre più forti del campionato, tutte partite con un solo risultato, da dentro fuori, che anche un passo falso non ci avrebbe permesso di agganciare i playoff. Quindi la squadra ormai è abituata a giocare queste partite e si appresta a giocarla, come dici, come hai ben detto tu, la più importante, non solo per il prestigio, ma anche per gli obiettivi del presidente, perché ha manifestato più volte che nel caso di un risultato importante è ben disposto a fare la domanda di ripescaggio. Quindi è un motivo in più per cercare, oltre il prestigio, di portare questo risultato a casa, perché è un obiettivo della società.